di sopra una maggiore superficie a favore del comune di molte scuole di Roma. Allora chi è d'accordo per fare segnalazioni o interrogazioni su questa deliberazione che vengono creare soltanto senza passaggio penale al comune? Che crede? Così come lo vediamo.
L'articolo 5 bis, qualora scaduta la concessione, l'amministrazione decida di indire un altro rilascio di una nuova occupazione del suolo demaniale comunale, potrà essere riconosciuto un diritto di prelazione al concessionario che possa valutare un titolo di grado superiore a 8 anni. Allora, praticamente la licenza della libera impresa qui c'è stato già, se avete seguito una normativa che è trattato analogamente con gli altri magari di competenza dello Stato, dove ha dato la possibilità di avere un punto di relazione su queste aree, in cui siano dei manfatti realizzati. In pratica che succede? Se il comune dà un'area per realizzare questi cose, facciamo un esempio, eccetera, su quell'area viene realizzato questo chiosco, ma la scadenza che sempre arrivata la gara è giusto, ma chi ci ha realizzato la struttura c'ha la possibilità di poter offrire eventualmente lo stesso prezzo più alto, se lo prende, per mantenere una struttura. Perché dopo che succede? C'è cioè, dopo che ha fatto una crisi di superare il gas, ma la non deve andare via. Questa è diciamo, la norma che sostanzialmente capite, non è che riguarda di un suolo per mettere un ombrellone, per capirci, no? O per fare scelta di tavoli, altro. Però dove sostanzialmente vengono fatte poi delle strutture per il commercio, queste cose così. No, è un aspetto un po' delicato da sindaco questo, perché effettivamente sì, sono d'accordo sul diritto alle relazioni che va investito su un'area, però siccome qui stiamo parlando di aree con un certo pregio e siccome sono a conoscenza di altre cose che precedentemente non ho fatto un'interrogazione su alcuni argomenti, ma mi prevedo di tornarci sopra, siccome alcune aree hanno un determinato pregio, io secondo me il discorso della relazione è una cosa un po' troppo appropriata, nel senso che io personalmente non lo credo, non è neanche giusto, cioè è vero che si fa l'investimento, è vero che poi ovviamente c'è un tipo di concessione, ma giustamente è più che l'investimento tu devi moderare che usufruisci fino a quando è scaduto, poi quando è scaduto secondo me se c'è la possibilità, essendo probabilmente un'area pubblica, magari anche di prezzo, magari che qualcuno, tra virgolette, si dovesse appropriare di un'area all'aria, cioè voglio dire. Che oltre a fare il danno ci avesse chiaramente il diritto di relazione, chiaramente no, però non c'entra niente. La cosa chiaramente non è alquanto insomma fattibile. Ci sono altri interventi? Allora, altri interventi ci sono. Allora, mettiamo approvazione il punto 15. Approvazione del progetto presentato per il potere. No, scusa, dobbiamo guardare questa. Adesso viene puntualizzato. La relazione, comunque casomai sulla continuazione diciamo, della concessione, non sul debito. No, sulla concessione. Essendo un'area di un certo pregio della possibilità, essendo fuori, che chiaramente dei cittadini e dell'amministrazione, poi la necessità che ha, anche ciò che ha costruito per 10 anni. Dopo che la scuola aveva 10 anni, poi ovviamente poi in altri 10, magari devi moderare anche l'investimento che fai. Però Massimo, dopo riguarda un diritto di prezzo, quindi se viene fatto un'asta, lui ha lo stesso prezzo più alto, ha il diritto di rimanerci lui, quindi non è che ha una cosa civile. La cosa civile è che dobbiamo interessarsi noi, dobbiamo andare per mezzo a interessarsi a questo guardia. Se lo riconosciamo e ciò ce lo faremo. Non è che lo dice, lo dobbiamo dire noi, capisco che lo dobbiamo dire noi. Per questo stavo dicendo che il maggior lavoro delle aree, diciamo, non c'è, nel momento in cui sa, allora, che sarà parlato. No, non è successo. Allora, proposta di libro del Consiglio Comunale. Oggi votando quello che ho detto, secondo, di integrare il regolamento approvato del nazionale del 20 febbraio 95, così l'articolo 5 bis, qualora scaduta la concessione l'amministrazione decida di indire un'asta per il rilascio di una nuova occupazione del suolo demaniale comunale, potrà essere
grande scoperto. Contami. 10. 11, 12. Guarda, ciò l'ho preso la mano, c'è sempre. Ciò che c'è il nome della storia. No, che è il nome della storia. Chi è favorito? Chi è favorito?
quando è stata fatta la sistemazione del muro della Rocca, eccetera, credo l'amministrazione, non mi ricordo se è stata fatta durante l'amministrazione Guadagni, o tra, insomma, si parla di 6, 7, 8, 10 anni fa circa, fu buttato via quello di Fontanine, che era già in disuso da parecchi anni, che era tutto mezzo abbandonato, eccetera, e anche pericoloso, e ci fu messa quella fontanella con quel contenitore su, diciamo, pietra, dove ci arriva sto fiodato. Questa è la storia, cioè non è che c'era un contenitore storico, ora che era stato messo quel pezzo, cioè quel contenitore di pietra che era lì circa 7 anni fa, va bene, no? È storico, non c'era poco, forse il contenitore vecchio c'era. Ma lui la fontanella è stata sposta in un'altra parte? Sì, la fontanella è sposta in un'altra parte, ha messo un altro punto, sempre che c'è la possibilità di vedere anche i turisti, eccetera, di dover visitare. Voglio dire, no? Sì. Tu parli di una sovrintendenza come se fosse chiaramente proprio determinare queste cose, ma se chiaramente